Le colonie penali realizzano un particolare aspetto del lavoro carcerario. Loro caratteristica è che la vita dei condannati si svolge per tutto il giorno all'aperto, poiché il detenuto lascia l'istituto al mattino per recarsi al lavoro, spesso anche senza la vigilanza di agenti, e vi rientra solo per i pasti e per il riposo. Trattasi di istituti penitenziari a carattere prevalentemente agricolo, creati in mezzo a vasti territori, in gran parte sterili, che i detenuti lavorano e bonificano, e dove poi restano per la coltivazione dei terreni bonificati. Situate in Sardegna o nelle isole dell'arcipelago toscano, queste colonie, che in numero di 8 occupano complessivamente una superficie di oltre 18.000 ettari, assumono le vesti e i caratteri di veri e propri villaggi rurali. Esse hanno un nucleo centrale di fabbricati, ove sono gli uffici, gli alloggi dei funzionari, le caserme, i locali per i detenuti e la chiesa, e sono poi divise in varie zone nelle quali si devono compiere, o sono stati compiuti, lavori di dissodamento o di bonifica. In ciascuna di queste zone sono state costruite le cosiddette diramazioni, edifici dove sono alloggiati i detenuti che lavorano sul posto, con locali per il deposito di generi agrari, di attrezzi e di quant'altro occorre per il mantenimento e la cultura dei campi. Ripete in ogni colonia l'aspro, fecondo ciclo di laboriosa trasformazione. Si sistemano i terreni e l'opera richiede tenace volontà, poiché in alcune colonie predominano zone estremamente aride. Si impiantano le culture, campi di grano, oliveti, vigneti, frutteti, orti, nascono così su vasti terrazzamenti. Le strade che assicurano le comunicazioni tra le varie diramazioni e il migliore sfruttamento del terreno. Si preparano i materiali per le costruzioni, utilizzando specialmente le materie prime che sono sul posto e facendo ricorso ad adeguate lavorazioni industriali. Si innalzano gli edifici, spaziosi, ben aerati e illuminati. Si dà vita a fiorenti allevamenti che comprendono tutte le specie di animali utili alla colonia.
Particolare incremento è dato all'allevamento del pollame, con la istituzione di pollai razionali. E del bestiame bovino per le necessità dei campi e la produzione del latte e della carne. E le fatiche ricevono sempre la sudata ricompensa. I raccolti sono abbondanti e la vendemmia riempie le cantine di biondo vino. Le colonie, d'altra parte, offrono la possibilità di svaghi che gli istituti chiusi non consentono e i bagni contribuiscono a tenere elevato il livello di salute dei detenuti. Unità economiche in gran parte autonome, le colonie riescono a garantire con la loro produzione il fabbisogno alimentare e la distribuzione di pasti abbondanti e sostanziosi. Ma la cura dei campi non fa trascurare l'istruzione. Le lezioni, tenute quando è possibile all'aperto, si svolgono in corsi regolari e sono proprio i detenuti addetti alle colonie ad avere più che ogni altro bisogno della scuola, essendo in massima parte contadini analfabeti. E all'istruzione civile si alterna, non meno importante, quella religiosa. Tra le colonie una, per la sua particolare posizione e il suo clima favorevole, è adibita a sanatorio marino e si inserisce validamente, per alcune forme di malattia, nel complesso di provvidenze con le quali anche negli istituti penitenziari viene condotta la lotta contro la tubercolosi. L'istituto, modernamente attrezzato, è distinto in tre reparti: preventorio, sanatorio e convalescenziario. E in esso v'è anche la possibilità di qualche lavoro leggero. Terminato il lavoro, in tutte le colonie i detenuti, dopo aver trascorso in piena libertà la giornata, rientrano ordinati e disciplinati nell'istituto. Tutti gli esseri sembrano chiedere alle dure fatiche del lavoro quotidiano una tregua, e sulla terra sembra scendere un velo di silenzio. Sulla scia di un battello che si allontana, forse il loro pensiero corre alle famiglie e alla società, ove rientreranno un giorno con il merito di aver fatto di una terra avara campi di lussureggianti messi.